Guardate, mi sto grattando, mi sto grattando, mi sto grattando. Ah, oh, che bella grattatina. Andiamo avanti. Dobbiamo andare. Ah, possiamo anche cogliere di soppiatto. Stop right now. Vabbè, dai. Cos'è, mi ha visto? Ma si è girato all'improvviso? Eh sì, si è girato all'improvviso! Questo qua come cammino, eh? Buongiorno. Dai, vieni avanti, dai. Ah, me ne torno nell'ombra. Dai, vieni avanti, dai, su, vieni avanti, vieni avanti. Ai, Ha interrotto la mia mossa. La mia mossa di ombre. Di sogno, cioè, praticamente. What? Ma io da... Ma l'ho zappato da dietro, tipo? La zappata da dietro, incredibile, scellini, vai, tutto mio, tutto mio. Allora, come nei precedenti episodi, collezionabili non c'è molta roba in giro, soprattutto in materiale. Abbiamo scoperto che in questo gioco non c'è tanto da esplorare, ma comunque le robe le troviamo collezionabili. Collezionabili, intendo i materiali per le nostre creazioni, sono la maggior parte dentro le casse. Nuove pratiche, nuove tattiche. Quindi non ci sarà neanche tanto bisogno. Cioè, in questi oggetti che si possono spaccare in giro, non è che danno roba. Il cuore di fianco, beh, si spacca perché tranciamo il barile in pieno, però non dà nient'altro, non dà. Vediamo qua se c'è qualcosina che brilla. Ecco, ecco, questi cassonetti qua, questi si aprono. Quindi mi fa pensare che sia abbastanza facile nel trovare i vari materiali. Oh, un gioco così io avrei fatto... L'avrei messo come modalità classica. Qui si trovano gli oggetti in giro. C'è uno sotto, questo dorme. Ah! Ecco, cassonetto, valigia, lupara usata, sì, sì. Cadenza di tiro, danno, beh. Arma corto raggio. Andiamo, proviamo a mettercela. Purtroppo abbiamo solo due colpi, abbiamo. Bella la lupara. Scusa, ma perché mi metti un cassonetto qua, inutile? Yeah! Fuori dalle palle. Fuori dalle palle. Topi nei nascondigli. Spesso i topi si trovano vicino ai nascondigli. Usare i sensi ti aiuta a individuare più facilmente. Cioè, cosa vorrebbe dire, scusa? Cosa vorrebbe insinuare? Che dobbiamo vivere in mezzo ai topi, no? Dove ci sono i topi c'è il nascondiglio. C'è l'immondizia, c'è il nostro nascondiglio. Illa. Ah, rifornisci tutto. Beh, no, non mi interessa per ora. Scellini. Il nascondiglio, però non c'è molta roba da prendere. Crafting. Sì, crafting, che non possiamo ancora fare nulla. Il crafting. Ah, possiamo fare zero.
Allora, abbiamo 500 e coso. Questo è 1300, buonanotte. Possiamo metterci la lancia, però. 1000, se sì, vabbè. 1600. Boh, possiamo aumentare qualcosa. Aumenta il danno inflitto quando usi il morso di combattimento. No, fa cagare. Aumenta la tua leggenza di me quando usi il morso da combattimento. Questo è piuttosto carino. 5% cura, anche se è veramente poco. Arriva a massimo di 50% di cura. Beh, potenziato abbastanza. Boh, intanto aumento la vita, va, perché... Anche se penso che non mi servirà molto potenziarmi la vita. Intanto... Ecco, ho aumentato la vita di un pochettino. Adesso non so di specifico quanto, vediamo. Quanto, 500... 580, cosa avevo prima? Boh, chi si ricorda. Beh, di solito aumentare la vita e le parti di difesa di solito è utile nei giochi in modalità difficile. Come ci one-shottano, roba così, eh. Come qualche bellissimo gioco che one-shottano. Ok, sto tornando. Oddio. Non... No. Non ditemi che è come Dark Souls, vero? Che ogni volta andiamo a dormire e nascondiamo e ritornano in vita. Guardali, sì, sono tornato in vita, guardali. Sì, sì, sono tornato in vita e ci sono belli. Guarda, zappano. Guarda, tornano in vita. Cos'è? Cos'è danno? Danno solo scellini. 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 Questo ha fatto un rumore diverso. No, scellini. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Questo sete, capisci? Devo bere, ho sete. Siamo vicino al colpevole. Falce usato. Equipaggio un'arma di un'arma e premi Y per usare la tua sua abilità speciale. La falce, ad esempio, può essere usata per effettuare parate che, se eseguite con il giusto tempismo, infliggono danni gravi da stordimento. Beh. Ah, questo non dà l'arma secondaria. Scusa, ma what the fuck? Questo è l'attacco normale. Y parato. Cos'è? Questa è la parata. Vabbè, andiamo avanti, va, perché... This place reeks of bloodshed. Beh, a quanto pare da solo ha fatto un massacro, ha fatto. This creature is bedeviled. I must put it down. Cazzo, è uno zombie. Oh, danni da stordimento. Ma ti zappo. Su, fatti sotto. Fatti sotto, madonna, cara. Io i contrattacchi l'ho imparati da Onimusha, l'ho imparati, porca vacca, con fare i contraccolpi che one shot i mostri. Sì, è tipo un infetto, Abbastanza stupido come bestia. Vai pesce, salta pesce. No, ho cliccato Y, Ma che mosse? Ah, sto qua. Ma che cazzo? Ho premuto Y! Oh!
Oh, va da solo il personaggio, non ho capito. Dai, salta! No, non lo fa più, boh. Vabbè, dai, facciamo fuori perché ha rotto la minchia, poi mezzo... Ma che... No, sto cercando di capire, no? Perché ti tocca anche un po' col braccio, no? Che sta facendo le mosse a caso. Ti schiaffeggia di lato. È brutta merda. Ma va, levate le palle. Ho giocherellato anche troppo con la mia preda. Aspetta, vediamo se non c'è niente in giro. Ecco, lo sapevo. Barra di piombo. Sì, ma a sto posto sembra camera delle torture, infatti. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain Skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skull? You truly are a newborn. I should have realized... Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Ah, simpatica, eh? E il tizio è morto, scommettiamo. Oh no. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Yes, go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Temerario. Ma quindi ci aspetta? Io voglio andare qua sopra? No, non si può andare qua sopra. Non si può. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Sembra un ubriacone, sembra. We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that... Skull, you must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End, and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes.
But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed, marvelous. Oh, facci piano con noi, eh? Tempo. I attended three of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Sì, ma se ci muoviamo intanto. But yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book and the beginning of a beautiful friendship. Ma che? Ah, ecco. Pembroke Hospital. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost two more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Ironico, eh? Oh, yes. Molto bravo nelle trasfusioni di sangue. A volte li risucchia. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Oh, mollaci la mano, che cavolo. È un po', un po'. Tipo, come dire, è un po' strano, si muove strano. Vabbè che analizza il sangue di Bishop in ospedale. Ottimo, ottimo. Altre missioni? No, abbiamo solo queste per ora. No, da come parlano e le animazioni del... Se avete fatto caso dei movimenti dei personaggi non è che siano perfetti, eh. Guardano un po' il vuoto, roba così. Questi hanno bloccato la strada in mezzo. Ottimo. Perfetto. Non posso neanche, no, non posso usare neanche le armi qua. Aspetta, qua è chiuso. No, ovvio che è chiuso, vediamo. È chiuso. I'm sorry, Jonathan. Mr. Hampton needs me right now. Sì, in mezzo alle scale, no? Ovviamente ha bisogno di noi in mezzo alle scale. It's not her.
succede? Rotten or pristine, each heart contains the secret of life. Drink at this river, dry it all. Come on, you bastard! I won't bite! Sir, please! You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you ass! Sei più gentile. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street, and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Qualità del sangue? Vabbè, questo lo sapevo già, grazie. Per bere il sangue dato devi prima affascinare per condurlo lontano dagli occhi degli altri. Il tuo livello di affascinazione deve essere uguale o superiore alla residenza del cittadino. Premi LB. LB. Ah, devo per forza farlo. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance. Life and death. Oh. Oddio, guarda che mano, guarda che mano. Madonna. Vabbè, dicevo che i movimenti non sono perfettamente fatti bene, ma noi guardiamo la storia, la trama, perché immagino che nessuno faccia così, no? Nessuno faccia così mentre gioca sto gioco, no? Madonna, cammino in diagonale. Beh, smettiamo di rovinare questo gioco. Tentazione al sangue. Premi A per abbracciare Clay Cox o B per liberarlo. Abbracciare Clay Cox fornirà un grande aumento di esperienza, ma fate sapere che ci sono delle conseguenze. Sapere di più sui video raccoglie e aumenta l'esperienza. Abbraccia, libera, no, libera. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Ma sto qua non era ferito gravemente? Cioè, boh, non si sa perché. Vabbè, come dicevo, farò il gioco in modalità più difficile possibile, quindi dovremo risparmiare qualsiasi persona. In cui dopo, siccome non prendiamo enorme quantità di... una voce così a caso. Siccome non abbiamo grande quantità di esperienza, alla fine i nemici saranno piuttosto avanti, noi rimarremo indietro. Questa è la difficoltà del gioco. Per quello è legato ai cittadini. Poi dopo, come ho detto, ci sono dei suddiviso in quartieri. Vabbè, sto qua era, c'era mezzo budella fuori, ma ancora qui al posto, va bene. Si vede che siamo già dentro la zona dell'ospedale. E dicevo, siccome è suddiviso in quartieri il sistema, è vero che più gente uccidiamo, tra virgolette, il gioco si semplifica perché prendiamo più esperienze. Però ci sono delle conseguenze. Se noi, esempio, ogni quartiere ha un leader, ha un capo. Ma ci sta aspettando noi? Ogni quartiere ha un capo, no? Se noi uccidiamo, soprattutto per primo il capo, andiamo a destabilizzare il quartiere. Poi verrà fuori l'anarchia, poi dopo non so, da quello che ho visto nel gioco, Viene fuori un casino totale, però. Ma stai parlando con me? Non lo so, perché io sono qua a controllare in giro. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds. That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately.
Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Ma tipo sto, cioè io non voglio essere così pignolo, però guardate lo sguardo della tizia, ma dove stai guardando? Non sta il tizio è bello alto, no? Tira, guardi dritto, scusa, non ho capito. Che problema l'ha vista? I would like to ask a few questions first. No, lo sta guardando verso il collo, no? Il collo del personaggio. Forse gli piace la barba del personaggio, no? Gli piace la barba, sì, per forza. E per forza piacergli la barba. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Appena conosciuto. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Bene, inutile. Dorothy Crane. Quanto è sangue 2000. Cerchia non si sa. Però, se non ci baci anche di lei. Lei è il leader dell'ospedale a quanto pare. Sconosciuto, sconosciuto, sconosciuto. Tutti sconosciuti. Ops. Questo Pen... Ah no, il leader dell'ospedale è lui. Pembroke Hospital. Questo non si sa, quartiere sconosciuto. Vabbè. Thank you, Nurse Crane. Trova il tuo ufficio al primo piano. Però no, adesso prima andiamo a vedere se c'è qualcosa da toccare, sì. Fiale di vetro, ottimo. Lo rubiamo dal nostro paziente di Nintendina. Ma che rubiamo? Ma che rubare? Good evening. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Branigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised. But I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Check-up medico. RT dettagli. Solo dei check-up medico. Do you require medical assistance, nurse? Thank you for your concern, but I'm fine. Premio LT, fascinazione. Ah, la fascinazione li prendiamo e dopo... Nell'angolino è slurp. Vero? Cerchio sociale. C'è qualcuno. Oddio, che ritratto che ha. Madonna, che ritratto. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, doctor. Allora, è abbastanza difficile, no? Adesso in questa puntata mi sono puntato con gli sguardi, però... dove guardi? Ma chi stai guardando? Stai guardando me? Adesso l'altro gli piaceva la barba, questa cosa gli piace le... Ah, sta guardando la spalla! Sta guardando il bottone della spalla, no? Anche oltre il bottone, eh? È incredibile! An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep.
Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them? Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Mm-hmm. Dottor Corcoran Tippett, nuovo indizio. Attenzione. Nurse Branigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Beh, abbiamo preso il nostro indizio che ci interessava. Indizio richiesto, indizio richiesto. Quattro indizi richiesti, attenzione. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Quattro indizi, Ma domanda, se io voglio fare un modello difficile, quindi voglio salvare tutti, no? Che mi serve andare a trovare tutti gli indizi nella persona? Sì, per completare il gioco 100%, però se voglio tenerli in vita tutti... Chi è che me lo fa fare? Chi è che mi costringe a cercare tutti gli indizi? Punti di domanda. Dottor Reid, addirittura ha già messo la targhetta col mio nome, eh? Attenzione. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Mamma mia. Ti dirò mio figlio mio. Articolo su Ekkon. Fascinazione. Eh? Ekkon, sono tipo il nome dei vampiri. The flower's dying. It needs water. E crafting. Riposo. Rifornimento. Devi prima analizzare. Campione di sangue. Devi prima analizzare i componenti che hai trovato per sbloccare nuove formule. Siero. Rigenerante leggero. Fiala, campione di sangue robusto e acquoso. Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now.